sarebbero già punibili per il 416. E allora la mia domanda è, a questo punto paga, cioè un valore aggiunto dal punto di vista delle indagini, dal punto di vista del processo, dal punto di vista poi in termini sanzionatori, a fare questo salto di qualità e a cercare e a provare il metodo mafioso per poi poter applicare il 416 bis. Nel senso, forse ci troviamo in una situazione in un certo senso opposta a quella del 1982, quando il metodo mafioso, l'inserimento del metodo mafioso con questa costruzione geniale per punire delle associazioni, le cosche mafiose, che sfuggivano all'articolo 416. Adesso invece in relazione a queste associazioni, a queste organizzazioni criminali, comunque ci sarebbe già rilevanza penale. E allora la mia domanda, la mia richiesta di maggiore spiegazione è se la ricerca, l'individuazione del metodo mafioso paga e se sì in che termini. Ma paga e paga bene, paga sotto tanti profili, perché ovviamente anche la sola circostanza aggravante di quello che era l'articolo 7, che ora questa orrenda dicitura 416 bis punto 1, cioè l'essersi avvalso del metodo mafioso, fa scattare tutta la legislazione antimafia, sia sotto il profilo sostanziale, cioè che è il più alto, sia sotto il profilo processuale, cioè possibilità di indagini più penetranti, a cominciare dal tipo e dalla durata delle intercettazioni, sia ancora sotto il profilo poi della esecuzione della pena con determinate conseguenze negative, sia, e non è l'ultimo, poi last but not least, la possibilità di sequestro e confisco, perché questo è un altro degli argomenti che non abbiamo toccato per ragioni di tempo, ma a cui le mafie di qualunque tipo, piccolo o grande che siano, sono estremamente sensibili. Anche la confisca, se questa confisca di un piccolo bene scatena la resistenza e la protesta più violenta da parte di chi ne è colpito. Su questo risparmio le citazioni letterali, ma noi abbiamo trovato quasi le stesse parole, certamente lo stesso concetto, e cioè che la cosa peggiore della confisca dei beni non ce n'è a Palermo, a Reggio Calabria e a Roma, quindi anni 90, anni 2010, anni quasi 2020, ambienti completamente diversi, il concetto quale. Questo è da un punto di vista tecnico normativo, ma paga moltissimo sotto un altro profilo, e qua non c'è altro che da come dire, al di là delle chiacchiere, di scontrare i fatti, che se tu non ti metti in una logica di questo tipo, sul codice associazione per delinquere cosiddetta semplice è scritta bene, ed è scritta bene la 416 bis, e sembra che tu hai davanti due vassoi, prendi uno, prendi l'altro. Non è così, perché quello che noi abbiamo storicamente riscontrato a Roma, e in questo senso è un laboratorio particolarmente interessante, cioè a Palermo, a Reggio Calabria in questi anni non avrebbe senso questo discorso, potrebbe averlo a Milano forse, senza forse, è che se tu non ragioni in termini di associazione mafiosa, quantomeno come ipotesi di lavoro, poi se non ci sono le prove, non ci sono le prove, questa era l'associazione semplice, niente del tutto, però se tu non ti metti in una logica investigativa e interpretativa di questo genere, finisce come è finito a Roma fino a qualche anno fa, a vedere i singoli fatti criminosi, ognuno per i fatti suoi, presi ognuno per i fatti suoi, non giuristi, o i giuristi, non è che io mi sento molto inserito in questa categoria, uso un termine terribile che è la visione parcellizzata degli elementi di prova, o in questo caso dei fatti, se tu li prendi uno per uno, ti sfugge il contesto, siamo per capo a cosa fotografia, film, vedi il particolare, dici ma questa è una coltellata, ma questo è un pacchetto di stupefacenti, ma questo è tutto sommato una violenza privata perseguibile a querela, e questo significa che non lo persegui proprio, non fai misure cautelari, viene messo
cartellari a Roma, a Milano forse no, ma a Roma finisce certamente in prescrizione perché non è tra le priorità, e quindi no, non c'è una efficacia repressiva da parte. Mentre invece se tu vedi il quadro di insieme, è il quadro di insieme che ti dà la pericolosità, e in cui leggi tutti gli episodi per, come frammenti del film o del quadro di insieme. Faccio un esempio che si può fare tranquillamente perché, ora ci vuole persino dire di pubblico dominio, penso non esagerare. La testata di uno dei signori di Spada data al giornalista della trasmissione televisiva, della Rete 2 della RAI, peraltro alla vigilia delle elezioni municipali ad Ostia, di per sé non consentiva neanche l'arresto, non il mandato di la misura cautelare in carcere, neanche l'arresto in flagranza, e infatti non fuori stato in flagranza. Probabilmente, secondo la lesione, erano perseguibili fino a 30 giorni, quindi o c'era un tentativo di violenza privata o c'erano delle lesioni non gravi. Probabilmente ci voleva la querela. Il fatto in sé sarebbe stato totalmente irrilevante, o perlomeno estremamente poco rilevante. Perché è diventato rilevante ed è stato possibile mettere una misura cautelare e di fatto è stato condannato, ora non mi ricordo a quanti anni di detenzione? Perché noi avevamo già un imponente materiale probatorio sulla famiglia Spada, che per cui stavamo già preparando una richiesta di misura cautelare per 416 bis, per l'associazione mafiosa. Abbiamo quindi potuto inserire questo tassello, che di suo, ripeto, era pressoché irrilevante, a parte la pubblicità, perché era un giornalista, perché era un giorno prima delle elezioni, ma questo è contorno dal punto di vista del diritto, ovviamente. Il tassello quasi irrilevante della testata, inserita nel grande mosaico che era stato costruito nell'arco di un paio d'anni dalle indagini polizia e carabinieri, guardia di finanza insieme, con sotto diciamo la direzione della procura, è diventato un tassello significativo, perché quella testata ha voluto, si è capito che con quella testata si voleva riaffermare, come dire, una forma di controllo del territorio, di esclusione dei mezzi di informazione dato il territorio e così via. Questo è l'esempio emblematico, perché noi nell'immediato abbiamo contestato l'aggravante del metodo mafioso e dopo circa un mese anche è stata fatta poi l'ordinanza per il 416, in cui questo poi è stato anche